dentro la casa è tutta da buttare via, tutto distrutta. Una casa fatta un anno fa, ristrutturata, tutto quanto, l'acqua c'è fino a qui, arriva, tutto distrutto, non si è visti nessuno, come al solito, siamo sempre i poretti e gli ultimi del servizio. Tutto distrutto, una casa nuova, guarda, dentro i cassetti pieni d'acqua. Sì, abbiamo perso tutto, piano terra abbiamo perso tutto. Esattamente, è arrivata a un metro e mezzo. Il segno lo vedete lì, sul muro. E anche sul davanzale della finestra c'è ancora il deposito di terra. E anche purtroppo la televisione, il microfono. Tutto qua. Tutto perso. Questo era uno studio di un professionista mio, professionale, ingegneristico, dato tutto perso. Verso le 3-4 di pomeriggio si è alzato molto velocemente il livello dell'acqua e quindi ha inondato anche insomma gran parte del piano di sotto. Abbiamo preso quello che potevamo e siamo rifugiati al piano di sopra, perché fortunatamente abbiamo quello. Solo che il problema non è tanto l'acqua che scende, tutto il fango che lascia, i detriti insomma. E poi tutti i danni che fa ai mobili, all'arredamento e quant'altro. Vieni qua, vedi l'appartamento giù, vieni qua. Qui c'è un'altra coppia. Vedi qui. Vedi la televisione, frigorifero e tutto, vedi qui. E la lavatrice, vedi. Ma no, magari passava qualcuno con l'autoparlante che diceva qualcosa, invece zero. Ma ti dico allora levare questa macchina qui. Anzi, lui fino alla sera, io i vigili del fuoco sì. Mai visti. Alla sera ho visto i vigili del fuoco, vabbè c'è un'altra emergenza, però... Ti mette qualche soldo? Vado a comprare una macchina nuova. Grazie. Ma la Merkel, ma chi è che... Perché l'auto purtroppo è stata... No, l'auto l'ha butta via. Ma sapete, dove vai? Io lo so, ho 82 anni, non so dove andare. Mi deve fare questa guardia in piedi. Porca miseria.